Mozione unanime contro l'attacco di Hamas. Il Consiglio regionale si esprime compatto nella solidarietà alle popolazioni vittime dell'attacco. Multiutility Gianni, credo in questo modello. Il governatore ha risposto in aula all'interrogazione di Forza Italia sull'opportunità della quotazione in borsa. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Si è parlato della guerra in Medio Oriente nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana. Il Consiglio ha approvato una mozione unanime di solidarietà alle popolazioni vittime dell'attacco di Hamas. Sentiamo le interviste ai gruppi politici, ad iniziare dal ringraziamento del Presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mazzeo, appunto alle forze politiche in Consiglio. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbarie che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa. Un impegno forte, l'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. È una situazione estremamente grave, una situazione che avrà sicuramente, ne dovremo affrontare tutti quanti le conseguenze, anche imprevedibili sotto il punto di vista umanitario, ma anche sotto il profilo politico. Sembra qualcosa di distante da noi, in realtà quanto accade in Medio Oriente, quanto accade ancora in Ucraina, sono vicende che hanno e avranno dei risvolti importanti anche su quella che potrà essere la nostra quotidianità. Diciamo, situazioni di squilibrio a livello internazionale hanno delle conseguenze sul piano economico, sul piano sociale, pensiamo alla questione immigrazione, ma pensiamo anche più banalmente a quello che vuol dire il rincaro sulle materie prime, il rincaro sui carburanti. Noi stiamo combattendo in questi tre anni, prima con una pandemia, oggi con dei conflitti che appunto mettono a dura prova la tenuta economico-sociale del sistema Europa, il nostro sistema valoriale e di conseguenza anche quello che potrà essere il margine di manovra sia a livello nazionale e sia a livello governativo, anche perché tutte quelle che dovranno essere le prossime scelte di politica economica, di politica anche proprio sul piano sociale, dovranno scontare un quadro internazionale assolutamente incerto e molto serio e complesso. È chiaro che anche l'istituzione regionale, al pari di quello che ha fatto il Parlamento nazionale, deve richiamare ad un'attività diplomatica intensa, oltre a condannare naturalmente tutto quello che è la violenza. Ma naturalmente questo, sembrerebbe quasi un atto, ripeto, dovuto, un atto che ha una sua finalità, che si esaurisce in un'aula consiliare. In realtà il messaggio che vogliamo mandare è un messaggio importante, un messaggio di sostegno, un messaggio che dalle istituzioni voglia appunto rimarcare che l'istituzione c'è, l'istituzione fa il suo dovere, l'istituzione ha ben presente che quello che ci dobbiamo trovare ad affrontare è un quadro assolutamente complesso che richiede scelte complesse e scelte serie. Ebbene che su questo i cittadini toscani sappiano che c'è la consapevolezza che dovremo affrontare altri periodi assolutamente difficili da qui ai prossimi anni, ma che come istituzione dovremo fare assolutamente la nostra parte anche nel modo più pieno. Quindi un atto che sembra avere una rilevanza, ripeto, più sul piano esterno, invece lo ha per l'impatto che quello che sta accadendo nel mondo può avere e lo avrà, e sicuramente lo ha già adesso, anche sulle nostre comunità. Ma credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza sotto il punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri e uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale
è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente, e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima, che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati, e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite, che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni, che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis, mi sembra, non stia facendo nulla, e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Abbiamo ovviamente espresso il cordoglio all'inizio della seduta e speriamo di arrivare a un atto votato all'unanimità. È un momento nel quale atti di barbarie e di terrorismo così violenti, insomma, che veramente hanno colpito tutti quanti, tutte le nostre coscienze, debbono essere condannati senza se e senza ma, anche perché poi sono atti che portano danni al popolo israeliano, ma sicuramente anche al popolo palestinese. Quindi la lotta al terrorismo è una lotta forte, e in quella terra progetti di pace e di convivenza sembrano ora più lontani, ma la comunità internazionale deve lottare perché questo possa diventare una realtà nei prossimi anni. È una drammatica situazione, è una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina, per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio stato. Le notizie che ci giungono anche oggi da Israele, dalla striscia di Gaza, sono drammatiche, ci parlano di centinaia di civili morti e di una situazione che non accenna a diminuire in quanto escalation di violenza, che invece la comunità internazionale deve massimamente impegnarsi ad abbassare. C'è un impegno però primario che può investire anche la regione toscana, il governo italiano, tutta la comunità internazionale. È quello di favorire al massimo i corridoi umanitari per l'evacuazione di tutti i civili della striscia di Gaza, ma anche israeliani, della Cisgiordania, tutti coloro che sono innocenti ma investiti da questa guerra. Soprattutto sappiamo di bambini che sono all'interno di incubatrici o malati che hanno bisogno di macchinari che in questo momento non possono funzionare per la sospensione dell'elettricità a Gaza. Dobbiamo ricordarci che al dietro ai conflitti c'è una popolazione che soffre. Devono essere i primi a cui va il nostro pensiero, e la regione toscana deve e può fare qualcosa per un coordinamento di un'azione umanitaria e sanitaria verso questa zona così devastata ormai da decenni da un conflitto che adesso sta raggiungendo delle punte che speravamo di non dover mai più vedere. Cambiamo argomento e parliamo della multi-utility. Il presidente della regione Giani ha risposto a un'interrogazione di Forza Italia sulla questione della quotazione in borsa. Il presidente della regione ha detto di credere nel modello che è stato proposto e di pensare che in prospettiva la collocazione in borsa sia un atto fondamentale. Interessante, ha detto anche il presidente, l'ipotesi di azionariato popolare. Anche in questo caso sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. La costituzione della multi-utility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi.
Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico, e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo, avere un soggetto strutturato che riesca a governare e a dare servizi pubblici essenziali per tutti noi, contenendo il più possibile i costi e facendo gli investimenti che sono necessari. Sulla multiutility avevamo avuto una clamorosa marcia indietro, soprattutto per quanto riguarda la questione della quotazione in borsa. Io credo che il tema della gestione complessiva dei servizi pubblici locali vada affrontato nel merito con un'analisi molto più profonda. La multiutility è uno strumento di gestione che è stato portato avanti da comuni importanti, chiaramente a trazione Partito Democratico. C'erano delle condizioni quando questo progetto è partito, alla fine del 2020 circa. Già dopo 2 anni noi siamo sostanzialmente a ridiscutere quello che è una scelta di politica industriale che però, permettetemi, nasce anche da un confronto politico interno alle forze di maggioranza che oggi hanno ribaltato quelle che erano le premesse iniziali. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi gli impianti in Toscana, come ho già detto, non sappiamo ancora dove saranno localizzati e quali saranno nonostante le manifestazioni di interesse, ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori, e questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico, che non può solo giocare il ruolo di un attore economico, ma deve svolgere anche un ruolo pregnante appunto da un punto di vista di controlli. È una partita che dovrà essere monitorata attentamente proprio in relazione all'importante impatto che questo potrà avere. Pensiamo in ultimo alle tariffe, è inutile pensare a un soggetto industriale che ad esempio sul fronte tariffario non dia delle soddisfacenti garanzie proprio per, diciamo, porre in essere politiche industriali di efficienza dei servizi ma anche di abbattimento delle tariffe. Sono tutti punti interrogativi che non si sono adeguatamente affrontati, mentre invece ci siamo molto spesi su una vicenda che ha assunto connotati politici che invece non doveva avere. La multiutility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso e credo che noi dobbiamo, da nostra parte, come politica toscana, determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana. Io sono un liberale convinto in termini economici. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono, per esempio, rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti. Dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso per cittadini e per imprese. Dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci, le società partecipate devono fare il proprio lavoro. Quindi molte volte credo ci sia una sovrapposizione di ruoli. Molti sindaci, a mio avviso, sono entrati a gamba tesa a sproposito su questa questione, perché poi le aziende devono fare le aziende, i sindaci devono fare i sindaci e soprattutto la regione deve fare la regione. Io sto in regione e come tale il nostro compito è fare la programmazione e credo che la stiamo facendo e facendo bene. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multiutility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta e che lei è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa, che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti, nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quella che invece sono le funzionalità, soprattutto l'acqua, che dal referendum di ormai di più di 10 anni fa deve ritornare pienamente pubblica. E siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti e che è profondamente legato al progetto di multiutility fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere. Ecco perché continuiamo a portare avanti, a sostenere la totale contrarietà e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione.
La multi-utility oggi è stato argomento d'aula perché il presidente Gianni ha detto chiaramente che potrebbe essere una società non quotata in borsa. A nostro avviso questo è un elemento determinante, ma chiaramente per come viene posta oggi la multi-utility non ha molto senso posta così com'è. Noi crediamo, per quanto riguarda per esempio la gestione del settore idrico, e lo sta facendo proprio l'autorità idrica toscana anche in questo periodo, delegando e quindi creando dei subambiti e quindi cercando in realtà una gestione ben diversa rispetto a quello che sui rifiuti, sulla gestione dell'acqua, dell'energia, la regione in questi anni ha cercato di accentrare. Sicuramente si sono peggiorati i servizi, si sono aumentati i costi e nei termini in cui questa discussione viene portata avanti sulla multi-utility non crediamo che possano risolvere i problemi veri dei cittadini, che è quello di pagare bollette meno care e servizi più adeguati. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.